credo che molti di voi ormai hanno compreso il perché. Le diverse medianità che si esprimono nei contesti che spesso vivete e che frequentate hanno tutti uno scopo comune, anche se ognuna si esplica in maniera differente dall'altra. Questo per completare un quadro che deve essere il più esatto possibile, tanto da farvi intravedere una parte di realtà che non è quella che vivete giornalmente. Ora, da qui la necessità di creare gruppi medianici diversi affinché diverse entità possano lavorare per completare questo quadro. Ed attualmente era necessario che si svolgesse e si ampliasse un tipo di fenomeno legato proprio all'aspetto morale della vita quotidiana di voi esseri incarnati. Con questo strumento che uso c'è la possibilità anche di ottenere fenomeni fisici di notevole importanza, ma il progetto è stato accantonato per permettere proprio questo tipo di messaggio che attualmente è più importante e necessario dell'aspetto fenomenico. Pertanto si preferisce portare avanti questo tipo di insegnamento per completare gli altri che attualmente state vivendo. Ora, figlio, la tua venuta qui non è casuale, in quanto dovrai affrontare nel tempo che verrà un discorso di responsabilità maggiore verso questi cieli. Ti spiego subito quale dovrà essere inizialmente uno dei tuoi compiti. Il collegamento tra le varie esperienze, che è fondamentale in questo momento incarnativo che voi state vivendo. Senza un collegamento, tutte le esperienze medianiche risultano vane. E tu sai bene il perché. Nonostante le resistenze che noi disincarnati incontriamo, siamo costretti spesso a lavorare in maniera non adeguata a quanto si potrebbe ottenere e a quanto invece non si riesce, proprio per una mancanza di collegamenti tra le varie esperienze. Ed allora, se si riuscirà ad attuare un programma più uniforme attraverso la collaborazione di questi cerchi, risulterà un discorso più comprensibile per voi esseri incarnati, oltre che un'armonia migliore nel messaggio totale che rappresenta l'esperienza globale rappresentata dalle varie manifestazioni. Hai compreso, figlio? Credo di sì. Ed ecco da qui la necessità di collegamenti maggiori nel tempo che verrà. Questa esperienza dovrà quindi necessariamente ampliarsi proprio per permettere comunicazioni maggiori, anche per un maggiore apporto energetico dato dal numero dei partecipanti che attualmente sono ridotti. E noi stiamo lavorando affinché l'incorporazione sia totale, affinché altre entità possano portare messaggi diversi. Io sono soltanto colui che aprirà la strada. E da qui la necessità che voi vi operiate affinché anche le altre esperienze collaborino per avere, ripeto, il quadro completato da tutte le medianità che trasmettono messaggi in questo momento. L'importanza della comunicazione
risulterà a questo in questo momento completata solamente con un lavoro, oserei dire, di chi? Posso dire una cosa? Ti ascolto. Sì. Ma noi abbiamo tutta la buona volontà di fare questo, è quello che ci siamo prefissi, però purtroppo siamo ancora limitati perché cozziamo contro certe mentalità di questo che bene esistono. Questo, di questo te ne diamo atto, figlia, ma il discorso che io ho affrontato, se permetti, che continui questo discorso, è proprio quello di superare le vostre difficoltà che sono spesso preconcetti radicati in voi. Se voi iniziate un lavoro di conoscenza reciproca mediante degli incontri tra voi che siete portatori di messaggi e che vivete l'esperienza nel vostro contesto abituale, non dovete porvi poi il problema di cozzare, come dici, contro la mentalità degli altri fratelli, perché coloro che saranno interessati vi cercheranno, coloro che saranno coscienti e saranno intimamente consapevoli che hanno bisogno di questi vari tipi di messaggio, saranno coloro che continueranno a bere dalle fonti, che ascolteranno da diversi punti. E l'errore che voi esseri incarnati continuamente fate è proprio questo, di porvi dei limiti, limitate le vostre esperienze. Hai compreso, figlio? Sì, questo è un progetto futuro di cui io ho dato una anticipazione in questo momento affinché il figlio vitaliano prenda intanto coscienza che c'è questo progetto futuro da parte dei vari cerchi che stanno lavorando in tal senso. E non è a caso che queste simpatie a livello umano tra i vari strumenti sono così forti e sono accentuate proprio perché predisposte in questo modo per un lavoro futuro, ripeto, che dovrà essere attuato con una collaborazione totale.